primo benedice la mia famiglia, mia moglie, oggi si è stancata, però ha voluto fare questo prima che partiamo dalla Germania, ha voluto fare questo sforzo, Natale, in famiglia, lei ancora non è credente in te padre, ha voluto far passare questi giorni con i suoi figli e ancora Capodanno, dagli la forza padre, perché è un suo piacere, perché poi non ce l'abbiamo più vicino a noi, ce l'avremo solo in estate quando ci vengono a trovare padre, fai che lei sia forte in questi giorni, che possa arrivare a tutto padre, mentre lei sta riposando adesso, stende la tua mano su di lei, ricaricala, che anche domani, mentre siamo tutti insieme, possa resistere. Grazie padre. E ancora buon padre celeste, benedici ancora Ioff che è qui con noi, che lo sto facendo salire padre. Benedice questo giovane, che anche lui possa migliorare, ma possa trovare la pace anche lui, la felicità. E ancora fratello Pietro, Pietro Raia, sua moglie, suoi figli. Sì, Signore, quanti ce ne saranno, miei nipoti, mia nuora, mio genero. Sì, Signore, non finirei mai di elencare questi nomi, Signore. Di nuovo buonasera a tutti, adesso cominciamo la live con la pace del Signore. Stasera riprenderemo la parola che abbiamo tralasciato ieri sera e anche l'altro ieri. Questo vuol dire che la parola in Ezechiele 7 l'abbiamo già due sere e non ci è bastata. Non perché è lunga, ma perché il Signore ci vuole parlare di questa parola molto profondamente. E mentre leggiamo la parola ci fa accorgere che c'è un bisogno grande di altre persone. Che hanno un bisogno più autoritario di bene, di salute, a volte si tratta anche di vita o di morte, perché chi è lontano da Dio è già morto, avete capito? Quando noi ci siamo allontanati da Dio già siamo morti nel nostro corpo. E quando ci avviciniamo, che le persone chiamano, e prendono coscienza di ciò che il Signore vuole comunicargli, loro cominciano a vivere. Cos'è questo vivere? Questo vivere è qualcosa che a noi ci è familiare. Perché ci è familiare? Perché una volta qualcuno ci ha parlato. Esiste un Dio che ama tutto il mondo, tutte le sue creature e tutti i suoi figli e figlie. È solo che per puro caso
non ci siamo accorti che valeva la pena crederci e ci siamo allontanati di più sorridendo a quell'informazione e ci siamo spostati lontano, un miglio da questo Dio che ci chiamava attraverso suo figlio Gesù. Allora, 2023 anni fa, nel suo tempo di missione, anteprima che morisse, ha avuto una missione che parlava tu per tu con l'umanità. E questo tu per tu con l'umanità abbiamo visto che si è trasformato nel benessere di tutti coloro che hanno aderito a questo Dio meraviglioso. Che l'hanno assorbito più che mai. Perché più che mai? Perché hanno sentito il bisogno se non morivano. Ipotesi io, quando stavo morendo, cercavo aiuto. E mi sono detto tra me e me stesso, il mio spirito e la mia anima, ho detto non mi interessa, anche che troverei un appiglio dove aggrapparmi ovunque, anche nei sciamani, nei ortodossi, nei evangelisti. In qualunque categoria, anche se fosse nei testimoni di Geova, non ha importanza. Ho detto tra me e me stesso, se trovo un appiglio ovunque, mio Dio, mi chiamerai, io verrò. E così è stato. Tramite un bisogno, Dio manda ciò che noi desideriamo. Certamente mi trovo avvallicata, depresso, malandato, sentivo di morire e il parroco mi disse non ti posso assolvere, è troppo grande il tuo peccato. Caspita, ho detto. E non ho ammazzato nessuno. E allora quelle persone che ammazzano le persone, questa bestia di cristiano, di parroco, cosa gli diceva? Perché era una bestia. Parroco Castronovo di paese, forse era un ritrovato, gli hanno messo il nome del paese e poi si è fatto parroco. Bastava che mi diceva, piccone angelo, dammi la mano, inginocchiati e preghiamo. E non avevo bisogno che mi diceva, non ti posso assolvere, vattene in Germania, vattene dove vuoi,
ma io non ti posso assolvere. Mi ha mandato in Germania, lontano dalla mia famiglia, cari nella grazia. E quando sono arrivato in Germania, sono andato a finire dentro una chiesa cattolica perché non capivo, non conoscevo altre strade. Ed ero peggio di prima. Perché? A casa mia avevo mia moglie e i miei figli e qui in Germania ero solo come un animale. E alla mia depressione, alla mia disgrazia si è aggiunto che facevo e facevo fino adesso che mi sono messo in pensione il piastrellista. E noi sappiamo che i piastrellisti sono più assoggetto all'umidità e cominciano a partire le ginocchia. Stando sempre in ginocchio, comincia a partire la schiena perché tutto il giorno deve stare piegato a fare i pavimenti. In sostanza, si è aggravata anche la mia salute. La schiena, le ginocchia, sono stato operato di menisco nella gamba destra e anche il bendage. Questo vuol dire che ero fregato completamente. Uè, bastava che mi diceva dammi la mano, mettiamoci in ginocchio, preghiamo, può darsi che Dio ti benedice. Anche che lui non mi voleva benedire, bestia di pastore, di parroco, quello che sei. Uomo che ti sei avvicinato a Dio, dagli la speranza a chi ti viene davanti, se non ti vuoi mettere in ginocchio tu, che ti fanno male le ginocchia, digli a quella persona che ti chiede aiuto, mettiti in ginocchio e prega. Se mi mettevo in ginocchio, tanta era la mia depressione che mi metteva a piangere come qualcuno che non aveva mai pianto. E sicuramente il Signore mi liberava. E invece no. Mi ha mandato in Germania e in Germania, dato che non ho avuto neanche nessun aiuto, per dimenticare mi sono messo a bere. Discoteche, donne, dato che ero solo, mi sono perduto completamente. Quando mia moglie mi diceva, ma i soldi non me li mandi? Quali soldi? Perché tutto quello che avevo non bastava neanche a me. Ma cos'è successo? È successo che ero nella disperazione e così ho cercato di morire nella mia disperazione. In tutti i modi, è inutile che la faccio lunga perché è tardi e devo leggere magari qualche versetto, perché già oggi sono 3 giorni per leggere questo capitolo di Ezechiele 7. Ciao Fabio. In poche parole, ho cercato di far capire al Signore il mio pensiero, il mio bisogno di arrivare a una soluzione o morire o essere salvato. E il Signore, mentre io stavo
attaccandomi. Ciao Fabio, un attimo che alzo la voce. Ciao. Mentre stavo attaccandomi un coltello, il Signore mi ha fatto vedere in visione mia moglie e i miei figli. Mia moglie e i miei figli erano a Licata, in Sicilia, e io qui dove sono adesso, in Germania, a Reinheim, dentro una cantina, che qui ci sono le cantine, quelle sotterranee. Quando ho visto mia moglie e i miei figli, non lo so come, se li ho immaginati, se li ho visti, non lo so, ho buttato il coltello e non mi sono più ucciso. E beh, adesso come facciamo, mio Dio? Tu mi hai salvato, ma io sono malato. Due sono le cose, o mi guarisci tu o mi uccidi tu. E dato che non hai voluto che mi uccidessi io, dobbiamo arrivare a una conclusione, perché non posso affrontare questa vita disperata, malata. Non dormivo neanche la notte e la mattina alle 5 mi dovevo alzare per andare a lavorare. E tutto il giorno abbassato in ginocchio e con la schiena partita e i ginocchi rovinati per l'artrosi. Tra due operazioni, bendaggio e menisco, figuratevi, ero una nullità. E allora? O mi uccidi tu o mi salvi. Non ho finito neanche la parola. Sono caduto per terra morto. E una frazione di secondo dopo, come qualcosa che mi alzavo in forma diversa, non lo so. Mi sono girato e ho visto il mio corpo per terra e mi sono spaventato. Ci voleva anche questo spavento, mi sono scioccato. E poi lì, il Signore mi ha trasportato dentro il ventre di mia madre, che era morta e mi aveva lasciato a 4 anni e io già ero grande. E vi parlo del 1994, che non posso dimenticare questa data, perché è stata la mia fine del corpo a una nuova vita, ritornando dentro il grembo di mia madre. Ho sentito anche il battito. Dum, 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 dum. E mi piaceva. Mi piaceva. E non volevo più uscire. Ma una voce mi diceva: vieni con me, che ti devo far vedere dove tu hai sbagliato con me. Quando sentivo quella voce, io diventavo ancora più piccolo e nutrivo spavento, perché sentivo che io avevo sbagliato.
e mentre mi trasportava dal lato opposto di dove sono entrato, da lontano, guarda, tutto questo tragitto, guardali come hai trattato quella gente, e vedevo la gente come trattavo con egoismo. Perché prima era egoista, guardavo come offendevo le persone, come se io ero migliore degli altri. Ho Salvatore, amore mio. Salvatore. E dall'altro profilo c'è anche Francesca. Vai nell'altro profilo, così siete tutti insieme. Questo è importante per me. Sì, amore, Salvatore, sto piangendo. Non so perché. Lo sai. Lo Lo so perché. sai. Perché Gesù aveva un piano per te, nella tua sofferenza, ti doveva trasformare un predicatore di giustizia per la salvezza dell'umanità, per la salvezza delle anime. E doveva mostrarti dove tu stavi sbagliando a camminare. E ti ha fatto vedere la tua vecchia vita, i tuoi vecchi errori, per modellarli e diventare una persona nuova. Il gesto che tu hai fatto che volevi ucciderti, Gesù non lo preferiva perché aveva in serbo tante belle cose dalla tua vita. E tu vedrai miracoli della tua vita. Ah, se no non ti metteva una clinica, un sogno che dovevi costruire una clinica. Il Signore già sapeva quello che doveva fare con la tua vita. Dio ti doveva trasformare e farti abbandonare il tuo vecchio uomo per portare gloria alla sua parte. Dovevo portare gloria a Dio, che doveva Amen. essere un predicatore di giustizia per la salvezza delle anime. Amen, E questo fratello. non ha impedito che tu ti uccidessi. Perché voleva che tu fossi trasformato, fui modellato nelle sue mani. Grazie E nel Dio. tuo dolore lui ha tirato fuori il meglio di te. Ha Grazie Dio. scartato il peggio, l'iniquità, le spigolature, il male che ti opprimeva per portarti come un predicatore di giustizia alla salvezza delle Amen, fratello, anime. E grazie. darti soddisfazione. E darti soddisfazione nella tua vita, perché ricordati tante persone come te nella vecchiaia il Signore userà potentemente per la salvezza delle anime, perché sono gli operai dell'ultima ora e sono anche i saggi che il Signore sta preparando nel tuo popolo che raccoglierà quando verrà a raccogliere la sposa. Sta preparando un popolo forte nello spirito e coraggioso che non si abbatte, perché il Signore è con noi. Perché lui dice che è la nostra santa retroguardia. Lui combatte prima lui a posto nostro davanti a noi. E Grazie, darci proprio grazie. amore, fiducia, speranza. Grazie Anche quando il anche a Signore ha un Fabio. piano con una persona, anche se nella dispersione e nella morte, il Signore lo rialza e lo usa per spregoniare le opere del male. E lo userà nella sua tarda età, come ha usato i suoi profeti, come ha usato Mosè. Come ha dato un figlio a Mosè, a Sara, li userà gli anziani, li userà grandemente. Quindi tu non rammaricarti, tu sei un prescelto se lui ha un piano per te e lo porterà a compimento, hai capito? Gloria a Lo Dio. porterà a compimento la sua gloria. Alleluia.
tutte le persone che sembrano che arrivano al bar come signore, non le fa tentare oltre, non le tenta oltre le loro forze, per il libero arbitrio. Lui ha un piano speciale per ognuno di noi, perché anche se siamo nella disperazione, signore, sa che quel guerriero che io rilascio, modello con le sue mani, serve per la gloria di Dio, per Amen. portare frutto a Dio, frutto di gloria. E gloria al Signore, fratello, grazie. Ma per farla breve, perché Non è tutto vano quello che si vede. sì, Non è danno, signore. per farla breve, perché non Ecco voglio perché dice, stancarvi. abbiate fede. Amen. Guardate Gesù, abbiate fede in Cristo. Amen. Proprio perché lui ci aiuta. E non ci lascia, non ci abbandona, anche se nostra madre e nostro padre ci abbandonasse, lui non ci abbandona mai. Amen, Lui gloria a sa le Dio. sofferenze dell'essere umano, somiglianza sua. Le Gloria al Signore, ha alleluia. vissute prima lui, le ha portate sulla croce. Comunque, io ti ringrazio, Sa il genere fratello. umano. E ringrazio anche a Quindi Fabio sei speciale, per le rose e quando tu per fai questa tutto. cosa, sei speciale a Dio, sei una perla preziosa, non sei l'ultimo della ruota, non sei l'ultima ruota del carro, ma tu sei il primo davanti a Dio, perché ti sei messo in Amen. ultima e sei diventato primo. Amen. Amen. Anche se il mondo ci rispetta, e Dio abbiamo valore davanti a Dio, anche se il mondo ci rispetta e non conosce Gesù, noi siamo di valore, siamo perle di valore davanti a lui. Gloria a Dio. Siamo speciali davanti Gloria al Signore. a lui. Basta solo bussare e chiedere, Signore, sono in queste condizioni, aiutami. Rialzami. Rialza Grazie. questo tuo figlio stanco. E Grazie, Gesù dice, grazie. porta a me tutti i tuoi peli. Grazie, fratello Salvatore. Dio ti benedica, veramente. E qui, per farla breve, di tutto ciò che ha detto il fratello Salvatore, Questa accolgo. sera non si ferma più. Amen. Amen. Per farla breve, vogliamo solo dire che Dio ha trovato su di me qualcosa di meraviglioso e non ha voluto che io mi uccidessi, come ha detto il fratello. E mi ha fatto accorgere, ciao quattro ossa, Dio ti benedica, e mi ha fatto accorgere Quando sbagliamo, il Signore ci esorta, ci riprende nella sua parola, ci Amen. esorta e ci riprende. Quando ci deve ammonire, ci ammonisce. Quando stiamo peccando, il Signore ce lo fa notare, dice state peccando, Amen. rialzati da dove sei caduto e fai le Amen. cose di prima. Amen, amen. Gloria a Ci Dio. esorta, la parola ci esorta, modella. Ci indica. E qui, come Dio mi fece Allora, ritornare. noi umanamente siamo deboli, ma quando siamo nello Spirito, in Gesù Cristo, siamo una potenza perché siamo guerrieri del Regno dei Cieli, sotto al Signore, insieme a Gesù Cristo. E il Signore sa le sue pecore alla voce delle mie pecore. Sa la Amen. voce dei suoi figli, dei suoi discepoli, dei suoi ministri, Gloria a perché Dio. sono fiamme di fuoco davanti a lui. Sì, fratello, grazie, grazie. Lo so, a te fa male, il ricordo. Il ricordo delle cose, ma il Signore ha cancellato quella cosa là, non si ricorda più di quella, ti vede solo angelo, il suo guerriero predicatore, Amen, gloria a Dio. la persona che ha salvato e ha trasformato nelle sue mani, per la sua gloria. Non guarda Amen. più angelo,
la sofferenza. Vedo solo angelo il mio servo, il Amen, mio figlio. amen. Gloria a Dio. Modella per una testimonianza, perché ci forma una testimonianza di vita e di fede in Gesù Cristo. In Lui proprio ci forgia e permette delle prove di superarle per essere approvato. Alleluia. E qui fratello Salvatore ha detto tutto lui. Non c'è neanche bisogno che parli più perché mi sento disminuito davanti agli occhi di Dio. Però una cosa sola dico. Mi ha fatto vedere dove ho sbagliato quello che stai pensando in questo momento è la salvezza della tua famiglia. Amen. E quello che mi ha fatto vedere, Predicherà la parola del regno. lo dico, Avverrà queste cose. sì, lo dico a tutti Questa voi. è dei piani futuri, avverrà anche questo. Però c'è un tempo suo, c'è un tempo suo. Avverrà anche questo, che tua moglie predicherà la parola di Dio a fianco a te. Ma è il Amen. piano del Signore, è un disegno di Dio. Amen. Ora, Anche cos'è? io mi voglio la salvezza della mia famiglia, però purtroppo non posso dire al mio fratello che fa il percorso cattolico, stai sbagliando, quella è una bugia, non è la verità. So che Dio lo toccherà e lo porterà a lui. Mia Amen. madre è stata l'operaio dell'ultimo ora, ha cercato il Signore negli ultimi suoi giorni, prima di addormentarsi. E là sono contento, sono soddisfatto. Lo Gloria a vale anche Dio. altrettanto, altrettanto, caro Angelo. Gloria al Figurati che Signore. secondo mio padre le cose che mi ha fatto, e l'ultimo ha accettato il Signore, lui dice: ma come ha fatto questa persona? È vero, Lui come ha dice: come ha fatto? fatto questa persona? Come ha Stavo fatto? testimoniando. Sai come ha fatto? Allora, non ti dico subito, mio padre era uno, mio padre era uno che faceva le carte, faceva la magia. E faceva anche lo storpiamento di corpo, faceva anche lo storpiamento di corpo, come fai tu. E il Signore è stato donando nell'ultimo minuto che gli ho fatto accettare a Venezia, nell'ospedale di Venezia, che oggi il Signore, che mi è stato imposto ormai da mia porto, la preghiera della comunità comunitaria, lui ha accettato Gesù, è diventato l'operaio dell'ultimo ora, si è Gloria a portato via Dio, tutti i suoi peccati. fratello, Mia gloria a madre Dio. invece. Mia madre ha sempre amato Dio perché era una donna di fede, era una donna di casa, per la casa, una donna alle 4-5 di mattina, vicino al pastore, al morto, ha chiesto di battezzarsi, è venuto a casa, ha fatto il battesimo. Sono ancora in vivo, anche forse te lo mandi, ha fatto il battesimo per aspersione, vicino a Amen, casa mia. amen, gloria a Dio. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Cos'è il battesimo di apprensione? Sono diventato operaio dell'ultimo anno cercato di seguire. Gloria a Dio. Il fratello Salvatore è stato toccato. Quello che stavo dicendo l'ha detto lui. È stato preso dallo Spirito Santo e ha visto la fine del suo padre in quei giorni. Non solo anche quella di mia madre, anche quella di mia madre. Anche la fine Però della so che sono salvati con il Signore, non? sua madre. Amen. Dopo uno che ha fatto una condizione, un percorso cattivo, il Signore mi mostrava tutti i suoi difetti, tutto quello che stava sbagliando nella sua vita. E mia madre invece che ha sempre amato il Signore. E per colpa non si era battezzata prima, 10 anni fa, perché l'ha scandalizzata la figlia del secondo marito.
di mia madre, di mia madre. Perché mia madre poi si è risposata su consiglio al pastore suo, che era il fratello dell'apostolo, del mio apostolo. Per lui erano tutti e due vedovi, erano tutti e due vedovi e si sono potuti sposare, però sono andati in consiglio se si potevano sposare o no. Si sono sposati a comune, non in chiesa. Si sono sposati tutti e due e hanno vissuto finché lui 8 anni fa, 9 anni fa, è deceduto, si è addormentato con il Signore. E mi ha amato invece 2 mesi fa. Amen, Però amen. ha accettato per affezione il battesimo. Perché non la posso fare né in mare né in piscina, in chiesa. È venuto l'apostolo con tutti gli anziani a casa e ha fatto il battesimo. Gloria al Signore. Con la moglie. Davide, passa nell'altro profilo. Guarda che ce ne sono tre, che c'è Fabio e Salvatore, così siamo tutti insieme. Nell'altro profilo Angelo Piccone, lo vedi subito, Alla magari fine ho messo la moglie, se dovresti questo viene sbagliare poi battista. passi nell'altro, non ti preoccupare. Il Signore ha dei piani specifici per dei tempi particolari. Perché è scritto tutto, nel cielo è scritto questo discorso. Il Signore lo deve solo portare a compimento. Per la vita di ognuno di noi. Gloria al Signore. Eh sì, fratello, anche tu stasera ti senti un poco ripreso su questo argomento. Mi fa piacere, fratello. Non sono ripreso, anzi, io ho tanto nel mio cuore, c'è tanta salvezza per le anime come Gesù, anche in coppia. A volte mi uso con quella misericordia, con quella compassione, quando Dio stava qua 2000 anni fa sulla terra, mi uso con quella compassione, quella misericordia per le anime, assai per Caspita, le anime, prossime, che il bello. bene. A volte in preghiera chiedo, Signore, guarisci all'istante, che la mia parola vada Amen. ad effetto all'istante. A volte lo e prende dalla parola tramite lo Spirito Santo ad effetto e il Signore opera. A volte solo con la preghiera o sto predicando la parola lo Signore lo fa tranquillamente. È come un profumo soave che agisce sul cuore di quella persona, lo compunge. Ma non sono io, attenzione, in quel momento io sono lo strumento, ma è il Signore che opera. La Amen. guarigione, per una parola di conforto, di rialzo, per un'esortazione, una riprensione, per una consolazione. Gloria a A volte il Dio. Signore è qui come guida. Nel Sì. mio cuore c'è solo la salvezza delle anime, della cura del prossimo. Sì, fratello, è meraviglioso quello che dici. Che Era bello. tanto preziosa Gesù, vediamo. Che bello però, eh? Che nessuno supera. E gloria a Dio, fratello Salvatore. Mi hai tirato su, mi hai tirato. Stasera il Signore ti ha mandato come un angelo. Il Signore ti ha mandato come un angelo stasera. E io ti ringrazio, fratello. Gloria a Dio. Quando finire il sogno dico non ringraziare me ma ringrazio Gesù, è Gesù che fa ogni cosa. A Gloria a volte Dio. sono dei canali, siamo dei vasi, degli strumenti usati per la sua gloria, proprio Amen. per fare del bene al popolo. Bene, in poche parole, solo due parole e passiamo poi alla preghiera e andiamo avanti. Il più importante, e poi chiudo su questa testimonianza. Promesso al Signore qualunque cosa, che Sì. sarebbe, potendo operazioni, miracoli, tu non mi prenderai mai la gloria, sempre la gloria a Dio, Gloria a Dio. sempre la gloria a Gesù. Mi Questo porterò? l'ho promesso dal primo giorno Sì. della mia conversione. E ogni cosa la fa Lui, si muove a compassione e a misericordia, e la sua potente mano opera per fare miracoli, segni, prodigi. Resurrezione. È lui che fa ogni cosa.
ma vuole vedere fede all'unità. Quando c'è unità e fede, lui opera potentemente, scende la spugna sua. Gloria a Dio. E allora mi fece vedere qualcosa che mi Maggiori e minori. ha lasciato stupito. Mentre, Come ti senti? sì, meglio fratello, meglio. Sto dicendo queste due parole che poi passiamo alla preghiera, fratello. Sì, ho cercato di aggiungerlo, ma deve salire perché è caduto completamente. Allora mi trasportò dove io andavo nella chiesa cattolica Trasportamento di e mi faceva vedere il mio comportamento. Per me era un comportamento buono perché mi aveva insegnato mio padre così, mia madre così. Da piccolino, che poi non mi ricordo tanto di mia madre, avevo 4 anni, ma mi dicevano tutti che mi voleva bene. Sono cresciuto senza mamma, tutte le donne del paese che mi accarezzavano, mi dicevano figlio mio, questo è il mio figlio, mi dicevano. E io dicevo sì a mamma, e io dicevo sì mamma. Ma in sostanza, quando mi trasportò nella chiesa che mi esibivo, era un fanatico, tipo Paolo, che era fanatico anche lui. Guai che mi parlava male di Padre Pio, guai che si comportava male nella chiesa, lo rimproveravo. Religioso che si fa è un perseguitore come Paolo, all'inizio era cieco, quando perseguitava i cristiani in quei tempi. In tutte le statue ci facevo l'allisciamento con la mano e poi ci davo il bacio. Come faccio con voi? Quando venite vi faccio un bacio così, identico. Solo che a voi ve lo posso fare, perché voi siete vivi. Pietre, gesso, Loro sono pietre, sono idoli che l'uomo sono li ha venerati idoli. E infatti Gesù come comunicava. dei. E infatti il Signore hanno occhi e non vedono, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano. E mentre ci facevo così con la mano, così come sto facendo a voi, io ero distante con il mio doppio spirito, ero distante e vedevo me che mentre facevo con la mano così, dietro c'era Ti qualcuno passo. che mi bastonava. Ti passo. E io istintivamente mi stavo un po' agitando per andare a vedere chi era che mi bastonava. E ho capito che era un angelo che bastonava me stesso e dicevo, Signore, ma perché sta bastonando me in quella chiesa? Eppure io baciavo te, baciavo tua E mamma. sai perché? Perché sta ripetendo contro il secondo comandamento di Dio. Baciavo Non te, adorare gli idoli, non adorare ma solo il Signore. tua Contro il mamma, secondo comandamento sarebbe peccato. baciavo tutti i santi che l'uomo
E questo Papa che abbiamo, soggiogato dal popolo, incitato, li ha fatti santi. Sai come lo chiamano? Ascoltami, Angelo, sai come lo chiamano questo nuovo Papa? Come lo Questo chiamano? nuovo Papa lo chiamano come la grande, come è scritto in Apocalisse, la grande meretrice, la grande Babilonia, la grande puttana, cioè, grande prostituto. È scritto in Apocalisse, è scritto in Apocalisse, tu racconti con tutto il Ma hai mondo, fatto scaricare, racconti con tutto il fratello. mondo. Ma hai fatto scaricare. Così con la bestia, dice una volta che lui è con la grande meretrice. Ma hai fatto scaricare, fratello. Beve il vino dell'obbrobrio, lui beve il vino dell'obbrobrio, sarebbe il vino dei peccati, è il sangue dei martiri. Ma hai fatto scaricare, ma hai fatto Infatti, scaricare. perché San Pietro è costruito sui martiri cristiani di 2000 anni fa. La Sì. chiama la grande meditrice, la più babilonica. Sì, fratello. Che ha fatto con il mondo. M'hai fatto scaricare stasera. Ero così pieno, 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 fratello, che adesso sorrido. Guarda che sto sorridendo, fratello, guarda. Mi vedi i denti? Sto sorridendo. Grazie, fratello, e grazie al Signore, grazie a Dio che ti ha mandato stasera. E guai chi mi toccava, Padre Pio. Mannaggia, l'ammazzavo io che mi toccava Padre Pio. Guai! Fratello, ti vedo, ti vedo. Ciao. A te te lo posso fare così, te lo posso fare. L'angelo non mi bastone, ma alle Stavo statue, esortando che stavi peccando nel comandamento del Signore. è vietato. In Esodo 20 ci sono i 10 comandamenti e c'è scritto: io sono il Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il tuo Dio, non avrai altro Dio fuori di me. Questo è il secondo comandamento. Là stavi peccando. Non deve Io avere non altri ti dei immagini fuori di all'infuori di me. E non fate né immagine né scultura alcuna, neanche di me, dice l'Eterno. E io che cosa ho fatto? Perché il Signore ci amore in tutta verità. Ma sentite, sentite quest'ultima e finisco. Cosa ho fatto io? La più bestiale azione che un uomo può fare. Sono andato dal mammista, al paese che non è mio, a Licata, ci ho detto: voglio che mi fai una statua di Gesù Cristo, Sacro Cuore, più alto di me, c'è più alto di te, ci vogliono i quadrini, ci vogliono i denari. Non ti preoccupare, mi dici quant'è e non ce l'ho qua più alto di te, lo devo ordinare. Magari l'aveva nel garage e lì che mi ha chiesto qualcosa in più. Avete capito? L'uomo traditore, non vi dovete fidare di nessuno. Il più amico vostro ve la mette dietro e non vi fa sentire neanche dolore. Dimmi quando vuoi che io te li do, non ti preoccupare, dimmi, sono disposto a tutto, ma deve essere più grande di me. Poi mi ha chiamato dopo un po'. L'ho trovata, la statua di Gesù Sacro Cuore più alto di te. Ah, ti piace?
È veramente quello che volevo io, così bello, questo Gesù deve essere. E adesso però me lo devi pitturare, ti ho detto. Costa quattrini. Tu non ti preoccupare, dimmi quando vuoi che te li do. Me l'ho fatto pitturare di zucchero. Sì, Stiamo me scavando la fossa e stiamo credendo. È un altare. Sì, me l'ho Stiamo fatto. creando un altare che la parola di Dio non Me ha l'ho trovato. fatto Non ha pitturare. trovato. Ci ho detto io come me lo Mamma dovevo mia. pitturare. Guardate, quello lì è voluto pagato di più perché me l'ha pitturato come ho voluto io. Ma in sostanza, quando ha finito, me l'ho portato a casa e me l'ho salito vicino dove io pernottavo. Che dormivo. In sostanza, provate voi a avere un'immagine di Gesù che l'amate con tutto il cuore, che effetto vi farà? Messa a casa davanti a voi. In sostanza, mi alzavo la mattina, mi inchinavo e gli dicevo: Gesù, guarda che sono malato. Aiutami, guariscimi. Ma perché non mi guarisci? Guariscimi. Andavo a lavorare, malato com'ero, andavo a lavorare, arrivavo a mezzogiorno. Gesù, sono di nuovo qua, stanco, Ma tu morto. lo sai dove il Signore ha spiegato queste cose 150 anni fa? Ma tu lo sai dove il Signore prima gli ha messo la prova, quelli dei miracoli, poi a Spasi, che hanno 450 parli, 450 profeti, di parli. Sì. Ha detto che però al mio Dio vivente è vero, e fa questi miracoli, queste cose. E se voi invece non fate lo stesso miracolo, vi scannerò qua davanti a voi. 450 profeti di Baal, lo scambio, solo servo del Signore. Il Signore parlò a lui e ai profeti furono i falsi miracoli. Non Amen. avvenne niente. Amen. Ma 450 profeti furono scambiati, solo servo di Dio. in parole povere, tutto questo è successo che io aggravavo di più dal giorno che mi sono messo la statua a casa mia, la mia vita sembrava un inferno. Un inferno. E l'ho visto quando c'era l'angelo dentro la chiesa, dietro di me, dietro il mio corpo che mi bastonava e io ero distante e vedevo questo morto. Avevi creato un altare al diavolo. Sì, vedevo questo e dicevo, Avevi creato un altare al diavolo. ma io baciavo te Gesù, perché? E lui diceva, perché non leggevi la mia parola? Così te ne accorgevi? Perché sta scritto nella mia parola, non ti fare né scultura né immagine alcuna, neanche di me. E tu che cosa hai fatto? Te ne sei comprata una e te l'hai portata a casa. Perché non te la coricavi nel letto pure? E io dicevo dentro di me, e perché era pesante? Che facevo? La sera la coricavo e la mattina l'alzavo. E se si rompeva? Vedete, la nostra mente come lavora? Vedi I che il nostri Signore pensieri. non si predica la parola di Dio, è ignoranza in mezzo al popolo. L'ignoranza della parola, È così. e non è un difetto, è
investigando le scritture non è E così neanche chi predica, come possono capire? mi sono ammazzato con le mie mani e poi il parroco della stessa chiesa che io lo aiutavo a volte con quello che potevo, mi disse non ti posso benedire. Vattene in Germania, vattene dove vuoi. Io l'ho perdonato. Ma tu lo sai che quando... anche no, Sì. ma tu lo sai che quando c'è un posseduto loro non possono liberarlo, Sì. sai? Perché gli gira la testa, perché lo malefico che c'ha, l'ultimo demoniaco che c'ha è abbracciato la chiesa ufficiale, allora gli fa vedere che congiro. Quelle persone, quei demoni là, vanno con digiuno e preghiere, Gesù li sta Buonasera, insegnando padre, nella sua parola. sali. Grazie del buon anno, altrettanto a te, Dio ti benedica. Sì. Ci porta anche questa. Sì, dimmi. Allora non è capocino, nemmeno liberare la persona che è posseduta. Sì. Mentre il Signore la tua parola di un padre di Dio preghiera per scacciare quei demoni, punto e muto, burlone. Perché vi do autorità sul serpente scorpione e di cacciare tutti questi vecchi mondi. Ciao, Catherine. Gesù mi cacciò parecchi nei porci. Non ti sento, Catherine, apri il microfono. E allora la chiudiamo qua questa discussione, fratello. Adesso vogliamo pregare. Ti do su tutto quello che hai sentito adesso e benedici tutte le persone che sono in chat qua, che stanno partecipando, il fratello principe che è salito nella live. Davanti a te tutte le persone del gruppo che hanno Sì. bisogno di una mano, un'apertura di cuore e di mente, Signore, Signore opera, Signore semina in soluzione, Signore trasforma le signore visite, curale, Signore, per tutti gli ammalati, stendi la mano insanguinata per una guarigione completa, Signore, fasciali con il tuo passo, Signore, usa la tua gloria, questo Amen. strumento di gloria, questa voce, Signore, Gloria a per ogni Dio. bisognoso, per ogni cosa, Signore, Alleluia. stanno gridando a te. Stendi la tua mano di grazia, la tua mano di benedizione, la tua mano di salvezza, Signore, Gloria a affinché Dio. siano guariti, cambiate, trasformate, Signore. Fagli sentire il tuo buon Salvatore. profumo Sì, è che Salvatore. arriva appena le coppe dei miei fedeli, Signore. Sì, Signore, una benedizione per il rullo per i miei fratelli, Signore. Alessio, Barbara, Francesca, mio fratello, il fratello qui Fabio, presente. Fabio. Ti ringraziamo, Signore. Amen. Guida questa chat, Signore, e fa tutte le cose tue, Amen. opera potentemente, Signore. Amen. Come ha tirato su il fratello Angelo, benedici lui e la sua famiglia, rilassa tante persone, Signore, nella casa. Falli risuscitare, falli germogliare come fiori, Amen. frutti di gloria, Signore. Frutti, frutti, Amen. Amen. fiori di gloria. Vado nell'altro così sento meglio. Sì, vai nell'altro, dove sei uscito poco fa. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo, vogliamo venire a te, Padre, soprattutto mettendo anche Fabio in preghiera per quello che lui in questi giorni si è sentito meglio, perché ha parlato con suo padre. Guarisci lo signore. Sì, padre, un paio di giorni fa, papà, non so com'è stato, io non riesco neanche a capirlo. Sì, adesso Con il suo pensiero. sta salendo, fratello Fabio sta salendo.
E come infatti papà Fabio è un paio di giorni che ha avuto qualcosa di miracoloso da parte tua, perché era una vita che lui desiderava sentire la vicinanza di suo padre, oppure anche un soffio di suo padre. E tu ce l'hai fatto sentire un paio di giorni fa, qui in questa live, perché lui ha percepito suo padre, sei stato con il pensiero, sei stato come una voce, sei stato qualcosa simile. Lui ha sentito la vibrazione di suo padre e gli parlava proprio delle cose che lui voleva sentire quando era piccolino, il battibecco che avevano, mentre suo padre lo sgridava e lui gli chiedeva perdono. Perdonami papà, se sono stato un po' monachello, un po' che ti ho deluso, ma ti chiedo perdono. E suo padre invece gli diceva, no, tu mi devi perdonare. Quando io ti sculacciavo da bambino. E io diventavo, mi vedevo me mentre sentivo queste cose, mi vedevo me perché sono stato senza una mamma e mio padre nelle vecchiaia mi cucinava. Mi lavava i piatti, mi aiutava in tutto. E fortuna papà che mi hai fatto sposare giovane. A 15 anni già cercavo moglie. A 15 anni ero già uomo. Già facevo il muratore. E facevo case. A 15 anni fabbricavo case. Non mi posso dimenticare, padre, queste cose. Mi rispecchiavo mentre questo mio fratellino Fabio parlava con suo padre. E mi sono edificato anch'io. Papà, grazie papà. Continua a edificarlo questo giovane Fabio. Fallo diventare un grande artista nella sua idea che possa arrivare in alto, padre. Aiutalo, sostienilo e portalo avanti, padre. E nel medesimo tempo aiuta anche il fratello Salvatore che stasera ha cercato di tirarmi su. E ti prego per Catherine 1989 che ha fatto gli auguri di buon anno. Benedici fratello Catherine 1989. Che possa avere un anno a venire e più gli altri anni che tu gli darai, ma nella felicità centuplica. Grazie, papà. E benedici Quattrossa che nella live ha gradito moltissimo la live e l'ha condiviso tante volte. E Signore, quanti sono presenti stasera perché siete un
una moltitudine stasera, facce che non ho mai visto. Sicuramente siete nuovi. E giusto giusto siete venuti nel momento della mia tristezza. Ma adesso vi faccio ridere. Tra poco, come vero Dio, rideremo tutti insieme. Come vero Dio, rideremo tutti insieme e daremo gloria a Dio con la sua parola. Padre, benedici tutti i nuovi e anche i vecchi fratelli e sorelle che hanno condiviso con me giorni felici, anni felici, perché ci sono fratelli che sono anni con me. Per esempio, fratello Fabio è quasi un anno e mezzo che mi segue. Quando lui mi disse, c'ho un tumore e altre patologie della pelle, e mi fece piangere un anno e mezzo fa. E io gli dissi, tu guarirai, perché avevo l'antidoto, già lo sapevo. Avevo l'antidoto. E gli promisi, come vero Dio, tu guarirai. Come infatti è guarito. Ultimamente il centro tumore di Milano gli ha rilasciato un documento dicendogli non c'è bisogno più che vieni qua, perché sei completamente guarito, esente di qualsiasi disturbo tumorale. Cosa ha fatto? Ha avuto fiducia a Dio, a Gesù e a me. Cari nella grazia, cosa vi costa avere fiducia a Dio, a Gesù e a me? Vi costa troppo? No, è tutto gratuito. È tutto gratuito. Inginocchiatevi stasera, se siete soli a casa, non vi inginocchiate davanti neanche alla moglie o al marito o ai figli o alla suocera o il suocero. Vi chiudete nel gabinetto, fate finta che fate lo stronzo e vi chiudete e vi inginocchiate. Nessuno vi deve vedere, solo Dio vi deve vedere in ginocchio. Mentre dite che siete al gabinetto, date potenza a Dio, vi inginocchiate e gli dite, Signore, finalmente ho trovato la via che porta a te, glorificato sei. E ti prego, dammi la soluzione a tutti i miei problemi, a tutti i miei dolori, a tutte le mie difficoltà. Donami la sensibilizzazione ad attutire tutti i dardi che Satana mi ha messo addosso. Di spegnerli! Così, come se fosse un fuoco che con le mani, bagnando con la saliva le dita, tocchiamo la fiamma, quei dardi invocati di Satana. E con le nostre mani stesse li spegniamo, perché prendiamo autorizzazione dell'Altissimo Dio. Mesando di Gesù. E grazie il Signore che stasera ha potuto dare questa di Dio. E come dice il fratello,
prendiamo questa armatura in Efesini. Ciao, Piper, Dio ti benedica, fratello caro. Quando noi siamo in questa fase che ci inginocchiamo, sembra che tutto il mondo cade in ginocchio davanti a noi, ma non perché lodano noi, ma perché lodano Dio per il nostro pentimento, per le nostre azioni, mentre guardano Lui, perché noi non siamo capaci a far niente. Francesca era qui all'inizio, poi è caduta, sicuramente forse è rimasto senza telefono. Forse sicuramente deve caricarlo, ma fra poco sicuramente verrà, fratello. Il Signore stasera vuole fare delle cose nuove per noi. Se vi trovate senza forze, chiamatemi. Se vi trovate nella malattia, chiamatemi. È semplice, vi aiuterò se siete senza forze, ma se avete un poco di respiro, chiamate Gesù. Gesù, 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 ti amo, Gesù, ti amo, salvami. Ma se vi trovate senza forze, fate il numero, lo trovate. In tutti i miei profili c'è il numero di telefono, non ve lo posso dare qua perché mi blocca TikTok. Ma basta che scrivete Angelo Piccone, in qualsiasi social work, in qualsiasi pagina di internet, Angelo Piccone, e vedete questa facciazza o facciuzza, perché me la sta trasformando il Signore. Mi ha promesso che mi vuole portare a 20 anni. A me mi sembrava. Questo viso di guerriero giovane. Mi sembrava un po', però riflettendoci, ho capito che nulla è impossibile a Dio. Ha fatto figliare sale, vecchia, stravecchia, non gli venivano più. Eppure gli disse: la mia mano non si è accorciata. L'anno venturo Sara avrà un figlio. Erano avanti nell'età, tutti e due. Avrà un figlio, Sara. Mi serve. E Sara era dietro la tenda quando lo sentì. E il Signore lo sentì. E quando Sara uscì, gli disse: Sara, perché hai riso? Io, Signore, no. Sì, hai riso. Forse la mano del Signore si è accorciata, ti è sembrata un po' quest'anno, tu avrai un figlio nelle tue mani. E così fu. E allora? Isacco, Sì, allora? Isacco, Sì, e allora? il figlio della Se Sara non gli venivano più, era già stravecchia e ha avuto un figlio. 80 anni. Allora io credo, e come infatti la mia pelle è più giovane, io non avevo più capelli e stanno crescendo, stanno diventando neri ed erano tutti bianchi.
e stanno allungando molto, ancora sono troppo corti. Ma è una promessa. E quando si fanno queste? E quando si fanno? E il fratello Salvatore dice che mentre mi giro e mi rigiro, li ha fatto diventare tutti i colori, i capelli, blu, roselle. Alcuni mi dicevano: che ci metti i filtri? Che ci metti i filtri? Ma come faccio a metterci i filtri? Come faccio? Mentre il fratello Salvatore lo sta dichiarando lui, a che buia la life, a che si illumina tutta una volta, a che diventa buia. Sembra che ci sono le lampadine psichedeliche incorporate con TikTok. Sembra che i gestori del TikTok, ma che? Ma fanno diventare solo queste live dove sono io, così, psichedeliche? No. Nel momento opportuno che sto parlando, dà la certezza che lui è qui. E mi fa cadere in catalessi. Io non ci sono più e entra lui. Io dormo e lui parla con la mia voce. Quando mi sveglio, non so cosa è successo. Quando rivedo il filmato che è messo a 24 ore su 24, dico: ma chi è quello lì? Certe volte non mi riconosco neanche io. Chi è quello lì? Dico. Eppure sento la mia voce che parlo. E non mi riconosco, chissà perché. Nel nome santo del tuo figliolo, ci ho parlato tanto stasera, ti chiedo perdono, mi umilio davanti alla tua presenza e ti prego per ognuno di noi qui nelle live, in queste chat. Anche che qualcuno è entrato per un secondo, per un istante e non ci ha capito niente. Magari mentre entrava mi sentiva gridare ed è scappato. Oh, è scappata. Papà, fratello maggiore, Gesù, raggiungilo, raggiungila, ti prego, toccala, toccala. Toccala, salvala, salvalo, chiunque sia. Grazie, grazie papà, grazie mio Gesù. Sì, dimmi. Non Gloria. è grido, è autorità. Non è grido, è autorità che Gloria a ti Dio. ho ricordato. Gloria a Dio, gloria a Gesù. E Signore, nel nome santo del tuo figliolo, adesso passiamo alla parola tua, nel nome santo del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. È da 2 giorni che leggiamo questa parola, che
in Ezechiele 7. E ancora già fra poco dobbiamo chiudere e non ho detto neanche un versetto. Un versetto ancora non l'ho detto. Figuratevi quanto durerà questa parola. Dal quindicesimo versetto in Ezechiele dice di Matteo, sì. questa parola edificherà molte persone e Amen. restaurerà il cuore di tutte le Amen, fratello. Grazie, fratello. persone. E quella sarà di edificazione per molte persone e saranno Amen. tutte incoraggiate per scavare. Amen, fratello. Qui Dio dice abbiamo trovato. di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. Chissà perché. Alcuni dicono c'è la peste qua, me ne vado lontano, me ne vado nei campi, magari prendo un po' d'aria, chissà se respiro un pochettino, se mi passa tutto questo male che ho addosso. E invece nei campi morirà di spada. Perché qualcuno lo ucciderà o qualcuna la ucciderà. Perciò o siete dentro la vostra città o dentro il vostro paese, o siete fuori, lontano nei campi, nelle montagne, nelle spiagge, in mezzo al mare. Se siete lontano da Dio, siete castigati a morire. E pace all'anima vostra. Se non vi inginocchiate davanti a Dio e chiedete perdono, morirete. Perché Dio ha decretato questi versi milioni di anni fa, prima ancora che Gesù venisse. Ezechiele, tramite lo Spirito, scrisse questi versi. Dal versetto 16 dice: quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come le colombe delle valli, tutti quanti gemendo, ognuno per la propria iniquità. Perciò, o morite dentro la città, o morite per i campi, o ve ne salite per le montagne e gemete, gemete, soffrite per le vostre iniquità, i vostri mali, le vostre percussioni che avete voi non cancellando attraverso il sangue di Gesù. Una volta, quando Gesù non c'era, si rivolgevano a Dio e dovevano fare a quei tempi delle cose prescritte in questa parola. Leggetela, così la dovete leggere dall'inizio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Non vi preoccupate che non vi resta dentro la mente la prima volta, perché la dovete rileggere un'altra volta, e poi un'altra volta, e poi un'altra volta, e poi un'altra volta, finché vi trasa. Finché vi Anche di trasa. E sempre per meditare. quando vi trasa, qui
entrerà nel vostro cuore e nel vostro spirito. Sapete come? Sapete come? Ve lo dico io come. Come quando vi insegnate il vostro numero di telefono a memoria. Se vi insegnate il vostro numero di telefono a memoria, è perché ci mettete testa a farlo trasere, a farlo entrare dentro la vostra testa, nel vostro cuore. E quando vi dicono qual è il tuo numero, aspetta che mi ricordo, ah sì, e glielo dite. Così dovete fare con la Bibbia. La dovete assimilare, la dovete leggere, rileggere, rileggere. E dovete mangiare per essere assetati. Dovete essere coscienti di ciò che state leggendo, perché una sola volta non vi trasa dentro il vostro cuore, dentro la vostra mente, dentro il vostro spirito. Non ce la fa! Sapete perché? Perché all'ingresso della vostra mente c'è sporcizia. Ciao, nemico immacolata, amore, ti voglio bene. C'è troppo sporcizia e nel vostro cuore ci sono vene tappate. E mi dite adesso voi come vene tappate ci sono, sì? Il calcare, sapete, i rubinetti e i scarichi dei lavandini, con il calcare si tappano. Certe volte c'era che il lavandino si tappava e dovevo chiamare il tubista per ristapparlo, e mi costava a quei tempi un occhio di denaro. E allora che cosa ho fatto? Mi sono comprato una pompa a pressione 50 anni fa. 50 anni fa! Come hai fatto a indovinare, fratello? Mi sono comprato una bomba a pressione e ancora ce l'ho ancora. Ancora è funzionante. Ma prima si tappavano e adesso non si tappano più questi lavandini. Sapete perché? Perché il Signore mi ha aperto la mente, il cuore e lo spirito, e la prossima casa che ho fatto ci ho messo i dubbi più grossi. E mo? Se si tappano, non si tappano più? No? E così dovete essere voi. Dovete allargare questo cuore, dovete allargare la vostra mente, esprimendovi, fare concentrazione tutto il giorno, leggendo la parola di Dio e assimilandola dentro di voi, e provare gioia, sorridere, cantare. La mattina insegnatevi un versetto a memoria e leggetela e cantatela. Insegnatevi il Salmo 23. Arriva il messaggio. Il dato è un input che riempie il cuore di felicità. Entrate nel Salmo 23, che è il più bello.
il buon pastore che bandisce le nostre tavole. Non perché ce lo meritiamo, non perché ce lo meritiamo, ma per grazia sua. Imbandisce le nostre tavole davanti ai nostri nemici. I nostri nemici muoiono di fame e noi mangiamo a sazietà. Ci conduce su una valle verde. I nostri nemici non hanno neanche erba. Sapete perché? Non fa piovere più. Dove sono loro? Non c'è neanche la rugiada nel loro cuore. Si secca! Come? Mancanza di ossigeno. Diventa di pietra, di marmo. Le vene si tappano. Si tappano le vene e non produce più ossigeno, come i lavandini che si tappavano prima nella casa vecchia che mi sono venduto. Adesso in questa casa nuova, quando l'ho fatta, ho previsto quello che il Signore mi ha allargato a me e io ho allargato i scarichi e i tubi. E adesso non si tappano più. Ora, qui la parola dice questo. Nel 17° versetto dice tutte le mani diverranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Ma com'è possibile? Eppure è vero, se tutte le mani diverranno fiacche, e le ginocchia si scioglieranno in acqua, è perché non funziona più il nostro corpo. Ci siamo avviliti perché non mangiamo bene. Noi mangiamo di più del normale e il nostro fegato è ammalato, contriso, pieno di germi che l'attaccano e non lo fanno lavorare. Angelo, Angelo, Sì, Angelo, dov'è? qual è la differenza? Dov'è? È che mangiamo, in questa era abbiamo mangiato modificato a base di gas. Nei tempi passati mangiavamo, mangiando la terra che era sano e sostanzioso, perché veniva lavorato dalle nostre mani e a Dio piaceva questa cosa. Quello che lei succo del discorso è mangiate la parola di Dio, che è cibo naturale, che Amen. rinforza le ossa, le anime, che risuscita le anime, come nel Segno fa sempre, e mangiate che vi nutre ogni giorno. Questo è il senso della parola che stai leggendo. E mangiate il cibo del Signore, che viene Amen. dal cuore, che nutre e rinforza le nostre ossa, il nostro spirito. Ma qui, fratello Salvatore, c'è una soluzione. E qual è la soluzione? Mettersi in ginocchio e chiedere perdono. Se voi vi mettete in ginocchio Chiedere perdono. e dite perdono a Dio, io stasera vi do la dieta che voi
sarete venute trasformati, digerirete bene, non mangerete tanto, risparmiate, e la mattina vi alzerete sazi di sonno, perché durante la notte qualcuno vi ha messo tra le sue mani. No, non sono piccole come le mie, quelle mani sono grandi, più grandi del vostro letto. Il vostro letto sembra una mosca su quelle mani e vi dondola durante la notte, come dondola a me. La sera, alle letto le due, le tre, alle cinque e mezza, le cinque, mi sveglio, sazio di sonno. La sera mangio poco, ho fame ancora, che mangerei ancora qualcos'altro, ma non lo mangio. Perché ho capito che devo alzarmi a metà pancia dal tavolino, a metà. Ascolta, perché ti svegli alle 5? Ripeto, perché ti svegli alle 5? C'è un motivo preciso, anche a me alle 5, alle 6 di mattina mi alza il signore dal letto. Perché ti fa vedere dei problemi che ci sono e dobbiamo pregare per quel bisogno. Amen. Ecco perché si sveglia alle 5 di mattina. Perché secondo sì. Me si parla e ci modella nel sonno, ci sveglia alle 5 di mattina per metterci in preghiera. E alle 5 c'è. Per le persone che stanno accadendo delle cose brutte. C'è un'atmosfera pura, perché tutti dormono. Tutti dormono e tutti i cervelli sono assopiti. Perché quando tutti sono svegli, noi abbiamo, ognuno di noi abbiamo un cervello condiviso ed è qui a destra. Fate con la mano destra così, mettetela qua, qui c'è il cervello condiviso dove sono tutti i vostri peccati qua dentro. E la memoria di tutte le collere, i sgridi, le paure, spaventi, e altro. Sono tutti qua dentro. E quando questi cervelli sono svegli, specialmente i bambini che gridano, noi non abbiamo quiete, non abbiamo riposo e non possiamo neanche avere un'armonia nella preghiera. Provate ad alzarvi presto. Pace. Ecco perché la parola dice: non fatevi rubare la pace. Custodete come un monte sacro. Alla mattina alle 5, 5 e mezzo, mentre nella vostra casa tutti dormono e voi non dovete pregare con la voce perché svegliate gli altri. Dovete pregare con la bocca chiusa. Vi sto benedicendo a tutti, con la bocca chiusa. Salvatore, ti ho detto che ti amo. Quando noi preghiamo con la bocca chiusa, come se parlassimo a voce, lui nello spirito smette, se parlassimo normale. E qui, lo Spirito Santo è qui. Alla radice del naso, quando noi stiamo pensando ciò che dobbiamo dire, partono due neuroni e arrivano qua e si forma il pensiero, quello che dobbiamo dire.
e viene trasferito a Dio ciò che abbiamo pensato. Se stiamo pregando, specialmente la mattina alle 5, 5 e mezza che stiamo pregando, pensa che nella parola dice nemmeno lo pensiamo, Dio già lo sa. È così. Se voi, ma già lo sa. Mentre voi pregate alla mattina così presto alle 5, 5 e mezzo e respirate dal naso, trattenete il respiro dentro i polmoni e mandate ossigeno in tutto il vostro corpo, e mentre buttate dalla bocca e inalate tutte le cose brutte che avete dentro, come colore marrone scuro, quelle sono gli abili, nervosismo, malattie. Se voi sapete che malattia soffrite, ogni tanto dovete fare come l'onda del mare. Sapete l'onda del mare come fa? E fa con la mano così e porta via. E porta via. E lo buttate ai piedi di Gesù. Così. Inspirate nei polmoni e tutto il corpo e poi fate viceversa con la mano e buttate ai piedi di Gesù il colore rosso scuro, tumori, febbroni, cellule infettive, virus, diabete e altro e altro. E per proteggervi dovete bere sempre acqua bollita. Perché dovete bere acqua bollita? Perché non cadrete mai malate di nessun male. Per una purificazione eterna. Perché bollendo l'acqua, voi uccidete tutte le cellule che sono nell'acqua. Che queste cellule sono l'alimento dei tumori, dei fibroni, di anticorpi che entrano dentro il nostro corpo con le infezioni. Avete capito? E se c'è qualcuno che non può mangiare più, che non ha appetito, è perché avete dei germi che si chiamano tumoretti, come quelli che avete sotto pelle, nella testa. Sapete che avete tumoretti piccoli, piccoli, piccoli sotto la testa? Sì, buonanotte. Bene. È arrivato il tempo di chiudere un pochettino e al più presto terminare, perché vanno a letto qui. Ho chiuso la radio e allora dico queste poche parole. Sì, e ti abbasso la voce, Salvatore. Non parlare tanto, va bene? Se no esce mia moglie e ammazza tutti. E allora? Perché avete tumori in testa? Perché vi cadono i capelli? Avete immaginato se i capelli erano bianchi, tutti bianchi, e adesso diventano neri? 20 centimetri di capello bianco diventa nero, ma com'è possibile?
Non è possibile. Questi capelli che sono bianchi qua, fra qualche mese li vedete neri. Perché già è uscito il sangue nero, è uscito già, vedete? Qui è bianco e qui è nero. La vita è tornata già. Avete capito? E questi qua non c'erano prima. Questi qua non c'erano prima. Ma perché non c'erano? Perché sottopelle sì. Non parlare tanto, fratello, perché sto aumentando di nuovo il volume, perché così, se no, devo chiudere. Allora, il discorso che sottopelle, tramite sciambi, tramite prodotti, tramite la natura, i pori vengono infestati di animaletti, tanto che ogni tanto, dopo 2 o 3 giorni che non vi lavate la testa, fate così e vi cade un po' di forfora. Che producete la forfora? Mai. Avete prodotto la forfora e tutta una volta avete la forfora. Quella forfora sono i tumoretti che avete sotto pelle che mangiano le radici dei capelli e la buttano fuori. Avete capito? E finché si mangiano le radici dei capelli e non c'è più radice nel capello, il capello cade. Fa così, psh, e si tira. Perché sapete quando sottoterra i vermi si mangiano le radici degli alberi e gli alberi muoiono? Le piante muoiono? Così, identico. Avete capito? Il contadino che sa che c'è il verme, ci fa il lavaggio, ammazza il verme e rovina le piante. Non ci mangiamo il cibo e ci avveleniamo noi. Però taglio qui perché, taglio qui perché se no non finisco, devo chiudere, più presto devo chiudere. Il discorso è questo, non vado avanti. Se volete sapere di più, andate YouTube, Angelo Piccone, sono con mia moglie, trovate i video là dentro. Invece siete a home, accanto c'è video. Cliccate video e vi compaiono tutti i video. 4, 4, 4, 4 fino all'infinito. 4 video ogni piano. Quello che vi piace, ci è messo il nome, come guarire dai tumori, dall'ernia disco, dai dolori, dall'ictus e da tante altre cose. Perché bere l'acqua bollita, cosa fa l'acqua bollita? L'acqua bollita, quando entra dentro il nostro corpo, non alimenta più i tumori e le cellule. In sostanza, i tumori non mangiano né carne e né sangue. Loro bevono solo nell'acqua normale, mangiano i germi. Siccome noi li uccidiamo con il fuoco, loro non hanno più alimento. E che fa? Vedete?
Questo è il purpo che si chiama purpo ed è il cancro ed è il tumore. È ardito, come l'uomo quando è forte. L'uomo forte. Quando l'uomo diventa vecchio non può alzare neanche le braccia. L'uomo forte cosa va? Le tasse. Non può alzare anche le braccia. Perché? Non può alzare le braccia perché si è indebolito e così il tumore non può alzare più le braccia. E fa così, guardate, come l'uomo e si chiude, si secca perché non ha più alimento. L'uomo muore. Perché muore l'uomo? Perché non si alimenta più, è lontano da Dio. E Dio gli Non va avanti, manda, non si alimenta più, diventa una foglia secca. ci manda le malattie, il tumore, i febbroni, le cellule, perché lui piano piano si ammala, quando capisce, ma perché mi sto ammalando? Perché ho abbandonato l'Eterno. E allora ritorna all'Eterno e gli chiede perdono, come ho fatto io. Tu l'hai fatto pure, Salvatore. L'hai fatto pure tu? Amen. Pure Salvatore l'ha fatto. E così lo farai tu. Tu, tutti. Adesso, Padre Santo, Dio d'amore, nel nome santo del tuo figliolo, chiudo questa live. Nel nome santo del tuo figliolo do tutta la benedizione del mondo. Ci sentiremo domani mattina. Grazie Padre, grazie per Salvatore, grazie per come lui ha parlato stasera, grazie per Fabio, grazie per Margherita Carducci, grazie per Margherita Sagnibene, benedice il Signore tutti per l'Immacolata Verdicchio, benedice lei, suo marito e i suoi figli, tutta la casa. Ancora benedice Francesca, benedice ancora i suoi familiari, benedice tutto il mondo, Signore. Quanti ancora posso dimenticarne qualcuno, per Davide grande, Davide piccolo, per Laura 80, per Samantha, Signore, perché Cacatone. Per la ciachecca, Signore, benedice ancora tutte le sorelle e fratelli. Grazie. Come fratello? Gattaluna, sì. Gattaluna, la mia innamorata, sì. Gattaluna, Signore, benedice la Signore, che possa anche lei scaricare tutto ai piedi del tuo figliolo Gesù e essere salvata, aiutata, sostenuta. Sì, Signore, ancora quante ce ne sono, Signore, tante ce ne sono. Per tutti i fratelli dal 1994 che sono caduto e mi sono rialzato, che prego da quel giorno fino adesso, Signore, li metto davanti a te, Signore, anche senza nome, so che tu li conosci e sai chi sono, anche che non ci sono più, papà, benedicelo lo stesso, ovunque sono. Grazie, Padre. E per ultimo, Padre, benedici la mia casa, la mia famiglia. Tocca mia moglie, papà, perché Satana, in un modo o nell'altro, mi sta combattendo. Attraverso lei, Signore, toccala, toccala nel cuore, nell'animo, fai che possa essere addolcita da te, papà. Ti amo, papà. Ti amo. Tocca ai miei figli, che tutti possano servirti, onorarti. Tocca al mio genero, mia nuora, i miei nipotini, tutti. Signori.
miei. L'ultima volta vi ho lasciato un pochettino con il mio furore, ma stasera. Angelo, Vi chiamare farò tuo figlio per sorridere. domani. Angelo. Domani, pace. Un abbraccio nell'amore del Signore. Amen. Cosa? La vostra sensibilizzazione. Questa notte cercato tanto tempo e tramite questo aggancio percorrerete quella strada che vi siete messo davanti e sarà per voi la vostra direzione. E vi guiderà fino a me ogni giorno, vi modellerà perché avete trovato il filo conduttore. Il vostro interiore e i vostri organi non per niente cominciano a funzionare perché vengono benedette da queste parole. Non cercherete le cose del mondo. Da oggi cercherete le cose che vengono dall'alto, da me. Seguite la mia parola. Lasciatevi trasportare. Che quella parola mi plasmerà in tutte le direzioni che prenderete, vi trasporterà in un solo punto nel mio regno, il regno celeste. Stasera voglio benedirmi, come ha detto il mio servo,
stasera vi farò ridere. E stasera rideremo insieme, voi insieme a me. E io risiedo. Si allargheranno anche i canali del vostro cuore. Tutte quelle cose che avete dentro le vene si scioglieranno come la cera vicino al calore. Sembra che ci avete messo qualche liquido speciale che avete sporcato. Trasportano l'ossigeno in tutti i punti cerebrali, corporali, dalla testa ai piedi. Così riderete. Mentre vi sveglierete, vi ricorderete che avete sognato un sogno bellissimo. Come il mio servo Giacobbe, la mattina sognava una scala che saliva lassù. Così sarà.
Grazie, papà. Alleluia. Ci vediamo domani. Dio volendo. Buonanotte. Buonanotte Immacolata. Buonanotte a tutti. Carmela, Goffredo, Benedizione Gianna, Quattro Rose, Benedizione a Luca Ben Giulio, a Salvatore, a Davide, a Paola, bene, benedizione, a Darin, 1959 a tutti, a Use, a Lina, Andrea, che il Signore vi benedica a voi e tutta la vostra famiglia. Ciao Claudia, Bruce, ti amo. Angelina, 1957, Salvatore, Scalia, 93. Lina Andrea, Napoli. Vi amo con tutto il cuore. A domani. Buonanotte. Giulio. Thank you.